Per la Gelbison, seconda trasferta consecutiva, dopo Cava si va in Basilicata a Francavilla. Pestri, Carico e Company, c'è da dimenticare il pesante passivo rimediato a Lamberti. In settimana Logarzo ha tenuto a rapporti suoi, rimarcando il fatto che ancora una volta si è registrato un'espulsione, sia pure a gara conclusa. A farne le spese Cacace, fermato per due turni. Di contro rientra Itri, rimasto out per tre giornate, sempre per squalifica. E proprio quest'ultimo appare destinato a fare coppia con Pastore al centro della difesa, che viene completata da Gala e Monzo, il quale appare in vantaggio su Marchesano. Tra i pali fiducia all'under per Schechera. In mezzo al campo Manzillo, Iorio, Tricarico e Santo Nicola, che dovrebbe agire da esterno avanzato, considerato che Sica è out per un infortunio al ginocchio. Stesso problema per Maese, anche lui costretto a rimanere ai box. Sorrentino e Variale in avanti. A Francavilla arbitra lo prete di Catanzaro. Ritorna al Guariglia l'Agropoli, che dopo il blitz a Battipaglia e la vittoria ai rigori a Biscegli in Coppa Italia, che valsa la qualificazione agli ottavi, prova a fare lo sgambetto alla capolista Torrecuso, che per disposizione del prefetto di Salerno non potrà avere tifosi al seguito. Pirozzi ha solo problemi di scelta con tutti gli uomini a disposizione. Arbitra a meraviglia di Pistoia. Clima infuocato in casa battipagliese dopo l'esonero a metà settimana del tecnico Squillante, avvenuto secondo la società bianconera per motivi disciplinari. La squadra è stata affidata a Yuri Calabrese, tecnico della Juniores, in attesa del nuovo trainer, e sarà lui in panchina nella delicata trasferta di Agrigento contro il Forte Acra Gas. Arbitra Marini di Trieste. Nel girone H da seguire il derby Scafatese-Cavese con i metelliani in gran spolvero. Nei campionati regionali in eccellenza il Valdiano prova a riprendersi dopo il capo rimediato sul campo del Real Vico. Al Vertucci di Teggiano arriva il Massa Lubrense, che in classifica segue gli Azzurgrana. È una sorta di scontro salvezza che non si può fallire. In settimana al gruppo si è giunto il difensore Francesco Bove, ex Brindisi, e in panchina si rivedrà anche il bomber Morea. Arbitra Freda di Avellino. In promozione il Sassano di Cammarano dopo un mese torna a giocare a San Giovanni, dove arriva il Volcei. Per gli uomini del presidente Ricciardone, nel mirino la vittoria da dedicare alle vittime della tragedia dello scorso 28 settembre ed in particolare al giovane calciatore Giovanni Femminella, rimasto coinvolto nella sciagura. La direzione di questo confronto è affidata a Cavaliere di Sapri. Nei campionati regionali il fischio d'inizio è ancora previsto per le ore 15:30.